Ed eccoci qua in questo bel piccolo villaggio. Oh, è più grande di quanto pensavo, dai. Allora, prima che inizio, volevo dirvi al volo una cosa. Allora, ho letto in alcuni commenti che ho già sbagliato. Nel senso, praticamente era meglio se non uccidevo nessuno in questo gioco. Cioè, in passato ho praticamente lottato contro vari mostri che ho incontrato. Perché da quanto ho capito, se non uccido nessuno, c'è il finale migliore, tra virgolette. Cioè, dipende, praticamente, se uccidi tutti i mostri c'è un finale. Se ne uccidi solo alcuni c'è un altro finale. Se non uccidi nessuno c'è un altro finale ancora. E praticamente, appunto, quello migliore era appunto il finale in cui non uccidi nessuno. E io purtroppo ho già ucciso un bel po' di gente. Però direi di procedere così. Io continuo a giocare come avevo intenzione di giocare, perché mi piace anche questo fatto che, diciamo, guadagni punti esperienza, guadagni i soldi, eccetera, eccetera. Fino a mo' praticamente ho fatto fuori solo i mostri che mi stavano sul cavolo. Ovvero gli ostacoli, eccetera, eccetera. Però, diciamo, mostri simpatici, non credo di averli uccisi. E arrivo alla fine del gioco, mi prendo il finale che mi merito, tra virgolette. E poi magari dopodiché posso fare una seconda stagione. Posso fare una seconda stagione di questo gioco in cui magari punto solo a fare il finale pacifist. Si chiama finale pacifist, ho scoperto. Ovvero quello in cui non uccido nessuno. Quindi sì, direi che finisco intanto la serie così come avevo intenzione di giocare, e poi magari una seconda stagione posso puntare a un altro finale. Detto questo, allora esploriamo questo piccolo villaggio. Allora, shop, questo è un negozio. Vediamo un po'. Salve avventuriero, come posso aiutarti? Ah, guarda qua. Ho 241 soldi, quindi direi compriamo qualcosa. Cosa vorresti comprare? Allora. Armatura 7 difesa. Bandana da duro. Dai! Mi sa che compro questa quasi quasi. Così mi difendo da eventuali attacchi. Compralo per 50G. Yes! Ottimo. E magari compro anche un po' di biscotti, va, visto che mi curano. Dai! E un altro a sto punto, va. E un altro ancora. Perfetto, mi sa che sto a posto, va. Dai, a sto punto, sai che posso fare? Allora, qua se non sbaglio, ecco qua, questi due me li prendo e a sto punto li vendo, perché tanto ho già un'arma potente. Quindi vendi. Vuoi vendere qualcosa? Ti sembra per caso un mercatino dell'usato? Non so cosa. In che senso, scusa? Non so come funziona, da dove vieni tu, ma se spendessi dei soldi per rami secchi e cerotti usati, andrei in bancarotta in un battibaleno. Vabbè, stai calmo. Scusa, bro, perché c'è l'opzione vendi se non posso vendere niente? Scusami. Prova a parlare. Ti va di parlare? No, sai cosa? Non mi fai vendere la roba, quindi sti cavoli. Ritorna presto, dubito, perché tanto non posso vendere niente. Allora, a sto punto rimettiamo le due armi qui, bastone e coltello giocattolo. Perfetto. E a questo punto posso equipaggiare, se non sbaglio, la bandana, no? Usa. Hai equipaggiato la bandana da duro. Dai! Ma ho ancora il guanto addosso, no? Vediamo un po'. Ah, vedi, arma, guanto clamoroso, equipaggiamento, bandana da duro. Perfetto. Ok, dai. Questo è uno specie di hotel. Che carino. Salve! Benvenuto alla Locanda Innevata, il miglior hotel di Nevischio. Per una notte fanno 80G. Mizzica. No, 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 per adesso no, grazie. Va bene, puoi tornare quando desideri. Grazie mille. Questo chi è? Mamma dice che riposare può fare recuperare più dei PS massimi. Cos'è un PS massimo? Ah, i punti vita, ok. Voglio solo esplorare. Ah no, giustamente non mi fa andare. Aspetta però, cosa ha detto? Riposare può far recuperare più dei PS massimi. Cioè, mi aumenta i punti vita? Cioè, i punti salute? Se mi aumenta i punti salute massimi. A parte, non so manco come sto messo. HP 40 su 40. Sai cosa? Facciamo la prova. Al massimo ci derubano. Allora, vai. Ecco la chiave per la stanza. Copriti bene. Perfetto. Oh! Oh mio Dio. Stanno russando. No, vabbè, cioè stanno.
Cioè, stanno russando in sintonia e stanno facendo una canzone. No, vabbè, non ci posso credere. Dai! Sembra che ti sia fatto una bella dormita. Eh già, il che è incredibile dato che sei stato in camera per solo 2 minuti. Rieccoti i tuoi soldi, mi puoi pagare se vuoi rimanere per la notte. Ah! Ah, ok. Ma aspetta, ha aumentato. Eh no, non sono aumentati i PS massimi. Vabbè, allora niente, non ho. O devo aspettare la notte, credo, non lo so. Vabbè, non ho capito. Allora, intanto salviamo al volissimo. E salva, perfetto. E a sto punto andiamo avanti. Questo cos'è? Non ti va di camminare fino in fondo al villaggio? Prova il tunnel. Prova i tunnel del sottoneve. Sono disposti con efficienza. Ah! Aspetta, aspetta. Prima voglio parlare con questi qua. Ammazza quanta gente, oh. Quella tipa laggiù sembra felice oggi. Non so perché, ma ciò mi fa venire i brividi su tutto il corpo. Ok. Ma chi, questa? Salve. Ah, è così calmo e tranquillo. Di solito uno di quei cani si mette a rincorrere il mio piccolo cannellino. Ok. Salve, orso. Sai cos'è adorabile? Che quei due cani sposati si mettono sotto l'albero un regalo a vicenda. È sempre lo stesso, un singolo osso, ma ogni volta si comportano come se fosse la prima volta che lo ricevono. Poi Papyrus arriva a riprendersi i suoi ossi. Comunque, dove sono quei due? Ah, ma che so, quelli che ha ucciso! Oh, ok, stanno venendo. Il karma mi sta raggiungendo, a quanto pare. Oh. Yo, nemmeno tu sei un adulto, vero? Lo capisco perché stai indossando una maglia a righe. Ok, Grillbees. È un ristorante? Dai, oh. Posso mangiare qualcosa che sto a morire di fame? Questo villaggio non ha un sindaco. Ma se dovesse esserci un problema, uno scheletro lo dirà ad una donna pesce. E questa è politica. Ok. Allora, esploriamo sto ristorante. Ah, vedi che bel posticino, oh. Allora, salve. Il cibo degli umani non è differente dal cibo dei mostri? Del tipo che può andare a male. E quando lo mangi passa attraverso tutto il tuo corpo. Disgustoso. Lo vorrei provare qualche volta. Ok. Salve cagnolino. Sta giocando a poker contro se stesso. Sembra stia perdendo. Va bene. Questo è un pesce e un papero. Vado a pesca di qualche ragazza oggi. Qualcuno mi ha detto che il mare è pieno di pesci. Beh, lo voglio prendere alla lettera. Voglio letteralmente uscire con un pesce, dai. E tu? Questi cani fanno parte della Guardia Reale. Eh? Dove sono finiti? C'è qualcosa che non va. Ah, eh sì, credo di averli uccisi, scusate. La capitale sta diventando sovraffollata e ho sentito che vogliono iniziare a venire qui. Chissà, forse avremo spazio. Salve, tu sei il barista? Non hai niente da dire? Grilbs dice che ti offrirebbe un bicchiere d'acqua, ma che non tocca quella roba. Funziona sto coso? Il jukebox è rotto, ecco. Ok, quindi mi sa che. Oh, aspetta, 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 ho visto. Ah, questo cos'è? È così silenzioso qui. Siate più allegri, gente. Ecco perché odio questo posto. Ok. Siete molto strani, devo dire. Voi due chi siete? Sembra che tutto quanto peggiori sempre di più. Lo sappiamo che il sottosuolo ha i suoi problemi, ma proviamo a sorridere comunque. Perché? Non possiamo farci nulla, quindi perché dovremmo esserne tristi? Giusto, giusto, giusto. Allora, libreria. Questa è una libreria. Qua c'è. Oh, wow. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, andiamo a vedere prima cosa c'è qua su, perché c'era appunto questa strada. Oh, wow, c'è ancora. Mizio, sto villaggio è enorme allora. Aspetta, allora, vediamo prima la libreria. Vediamo un po'. Salve, oh mamma mia quanti siete. Quello sguardo che hai. Tu sei il tipo di persona che ha difficoltà a risolvere le parole crociate, non è vero? Mamma mia. Adoro lavorare al giornale. C'è così poco da riferire che ci limitiamo a riempire tutto di giochi e fumetti. Ah, ok. Questo tossisce. Da piccola i miei insegnanti mi davano le parole crociate quando non c'erano compiti. Pensavo fossero solo una perdita di tempo. Ma guardami adesso. Sono la miglior creatrice di parole crociate di tutto il sottosuolo. Dai, sono contento. Benvenuti alla biblioteca. Sì, ne siamo al corrente. L'insegna ha un errore. In che senso, scusate? Library B. C'è una B in più alla fine, praticamente. Mizia, manco me l'ero accorto io. È una cassetta delle lettere piena di pubblicità non letta. E questa?
Questa cassetta ha su scritto Papyrus. Guardi dentro? Ah sì, è vuota. Ah, quindi forse... Ma questa è... Ah, è la casa di Sans e Papyrus? Più che altro vorrei capire... no, di qua si continua. Allora, aspetta, quindi forse questa è la casa di Sans e Papyrus, visto che ci stanno le cassette della posta. Quindi vediamo prima qua cosa c'è. Ok. Tutto bene, bro? Non posso parlargli. Sta lanciando enormi pezzi di ghiaccio nel mare. Va bene. Allora, che è sto coso? Ho mandato dentro i bambini. Oggi non sembra sicuro qui. Ah, che bella bussata. Forse non rispondo. La sentirò di nuovo. Ah, la mia pazienza mi ha ripagato. Ah. Ah. Continua a bussare? Ah, ok, no, a quanto pare no. Allora, qua su cosa c'è? Che figata. Drin drin. Mi sta chiamando qualcuno? Salve, posso parlare con G? Aspetta un attimo. Ho sbagliato numero? Oh, è il numero sbagliato. È la canzone del numero sbagliato. Ci scusiamo d'aver sbagliato numero. Oh, è il numero sbagliato. È la canzone del numero sbagliato. Ci scusiamo d'aver sbagliato numero. Ok, bro. Click. Ma che non capisco, guarda. Ma quelle cosa sono? Mura? Non riesco a capire cos'è. Vabbè, torniamo indietro intanto. Qui abbiamo esplorato tutto. A sto punto entriamo in questa casa, che credo sia di Sans e Papyrus. Ah, ecco l'altra cosa dei sotterranei là. Ah, ecco, vedi? Ho capito. Ok, se ci rientro ovviamente mi riporta qua. Ottimo, dai. Allora, toc toc, c'è qualcuno? È chiusa a chiave. Ah, ok, niente. Questa invece è chiusa dall'interno, ok. Vedo il cubo di ghiaccio là che sta... Forse devo usarlo per spostarmi, chissà. Ok. Oh, mamma mia. C'è un bel po' di nebbia. Ok, non vedo niente. Vabbè, continuo ad andare verso destra. Oh, che succede? Non riesco a muovermi. Ah, Papyrus! Ormai ti conosco. Essere umano, permettimi di rivelarti dei sentimenti complicati. Sentimenti come la gioia nel trovare un altro amante della pasta, l'ammirazione per le abilità di risolvere puzzle, il desiderio di essere ammirato da una persona intelligente e simpatica. Questi sentimenti devono essere ciò che stai provando in questo momento. Riesco a malapena a immaginare come tu possa sentirti. Dopotutto, sono uno scheletro fantastico. Non mi sono mai chiesto come sia avere tanti amici. Mi dispiace per te, umano solitario. Ma non temere, non patirai più la solitudine. Ah, non patirai più la solitudine. Io, il grande Papyrus, diventerò tuo... amico? No. No, così non va. Non posso essere tuo amico. Perché no, bro? Tu sei un essere umano. Dai, vabbè, ma che c'entra? Il mio compito è catturarti. Solo così potrò esaudire il mio più grande desiderio. Potere, prestigio, popolarità. Così sarà Papyrus, la nuova recluta della Guardia Reale. No! E quindi... No, ma che te devo combattere? No, no, però non voglio farti male. No, 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 a te non ti voglio uccidere. Allora, oddio, com'era? Manco mi ricordo. Posso fare pietà? Ah no, aspetta, mi sa che prima devo parlarci. Corteggia, osserva, insulta. Vai, corteggia. Che? Ci stai provando con me? Infine hai deciso di rivelare i tuoi sentimenti. Beh, io sono uno scheletro con degli atti standard. So cucinare gli spaghetti, non ho alcuna qualità. So cucinare gli spaghetti. Cioè, nella vita reale li so cucinare. Quindi, dai. Oh no, hai superato tutti i miei standard. Immagino che questo significhi che dovrò uscire con te. Usciremo dopo che ti avrò catturato. Ehi, calma. Ah, vabbè, tutto qua? Ok, quanto pare facile. Papyrus sta pensando a come vestirsi per l'appuntamento. Niente, ho un appuntamento con Papyrus. Senti, posso fare pietà? Risparmia. Quindi non vuoi lottare. Allora, vediamo cosa ne pensi del mio famoso attacco blu. Ah, là devo star fermo, beh sì. Wow, è così pericoloso. Oh no.
Sì, però quanto dura? Ok, grazie. Oh! Che cacchio! Sei diventato blu! Questo è il mio attacco! Niente! E quindi sei diventato blu. Ah! Oddio, è cambiato il mio cuore. Aspetta, aspetta, aspetta. Pietà, risparmia. Chissà come dovrei vestirmi. Oh, oh. Ah, vedi, devo saltare. Ok, no, devo tenere premuto. Ok. Papyrus si spalma l'E di scheletro sulle orecchie. Ma che cacchio! Aspetta, devo continuare. Non so se devo continuare a parlare o continuare a premere pietà. Papyrus è troppo impegnato a lottare per flirtare con te. Ok, allora devo premere pietà, mi sa. Usciremo dopo che ti avrò catturato. Ok, no, no, allora dopo continuo a premere pietà. Vabbè, dai, non è troppo complicato evitarlo. Allora, pietà, vai. Non sto pensando. Ho premuto Z troppo presto, mannaggia a me. Oh, oh. Oh, ok, si sta facendo un po' più difficile. Ok, pietà. Risparmia, non costringermi a utilizzare il mio attacco speciale. E qual è, scusa? Oh, ok. Oh, wow. Ok, calma, calma. Oh, no. Ok, sta diventando un po' pericoloso. Sento già il sapore della mia futura popolarità. Bro, ma perché c'è bisogno di attaccare? Cioè, tu mi stai simpatico, non te voglio uccidere. Oh, wow, quella... Oh, no, vabbè, quella era veramente brutta, cioè, dai. Papyrus, capo della Guardia Reale. Io non ho intenzione... Oh, porca miseria. Oh, no. Ok, spaghettaro ineguagliabile. Oh, porca miseria. No. Ok. No, vabbè. Aspetta, fammi mangiare un biscotto, va. Dai, 11 punti vita, perfetto. Undyne sarà fiera di me. Chi cacchio è Undyne? Oh, porca miseria. Ok, a posto. E via. Oh, è Alley-oop. Ok. Oh! Ok. Dai. Si accorge di non avere delle orecchie. In effetti, mo che ci penso. Greppoterà una siepe a mia immagine e somiglianza. Va bene, bro. Porca miseria. Ma devo attaccare? No, non credo, no? Posso continuare a fare pietà. Mio fratello, beh, lui non cambierà più di tanto. Dai. Oh no, oh no, oh no, ok. A posto. Avrò migliaia di ammiratori, ma... Bro, dopo un po' mi scoccio a premere pietà, però, cioè, vorrei solo dirti questo. Che cacchio. Ci sarà mai qualcuno che mi adorerà tanto quanto te? I don't know. Infatti, se sono l'unico che ti vuole bene, perché mi stai attaccando? Vorrei capire. Ok, allora, pietà. Una persona come te è davvero rara. Già, quindi smettila di attaccarmi per cortesia, perché non ti voglio fare male. Anche se sappiamo entrambi che potrei ucciderti all'istante. Però sto cercando di mantenere la calma. Meno male. Alla buon'ora. E poi le relazioni a distanza sono difficili. Aspetta, fammi mangiare un altro biscotto, va. Meno male che l'ho comprato. Unicotto. Dai, soprattutto dopo la cattura e la deportazione. Oh, wow. Oh, wow, ok. Oh, vabbè, bro, cioè, però... Sussurra, niente. Ancora pietà? Non importa, arrenditi. Frate, che palle, oh. Ok, pietà. Arrenditi o affronta il mio attacco speciale. È questo? Vabbè, questo me lo sono imparato ormai. Ok, però mi ha preso comunque. Ok, a posto. Pietà. Esatto, molto presto userò il mio attacco speciale. Quando vuoi, bro. Io sto qua che aspetto. Oh, porca miseria. Mamma mia, che pazienza che ci vuole. Fra non molto userò il mio attacco speciale. Fai con calma, bro. Oh my god. Fammi mangiare un altro biscotto, va. Ti do un'ultima chance prima del mio attacco speciale. Frate. Che dobbiamo fare? Eppure questo è schivato. Pietà. Osserva il mio attacco speciale. È un cane, bro. Ma che diavolo? Quello è il mio attacco speciale. Ehi tu, stupido cane. Mi hai sentito? Smettila di rosicchiare quell'osso. Ehi, dove credi di andare? Torna qui, ridammi il mio attacco speciale. Niente. Va bene. Vorrà dire che userò un attacco normale molto figo. Ok, sta provando a usare un attacco normale. Risparmia. Ecco un attacco assolutamente normale. Ok. Oh, porca miseria. Oh, wow. Ok. Ehi. Ok. Normale ma difficile. Porca miseria. Ok. Oh, il cane. Oh, wow. Ok. Cosa cacchio? Figo?
Che cacchio sta succedendo? Oh oh! Ma che... oh mio Dio! Ok! Cosa sta su... Non sto capendo niente. Va bene. Sono quasi morto comunque, ho solo 13 punti vita. C'ho la sensazione che quel piccolo osso... Ah no, ok. Beh, non c'è dubbio, non puoi sconfiggermi. Proprio così, stai tremando come una foglia. Bro, potevo farti fuori con un colpo, solo che semplicemente ho deciso di non farlo. Di conseguenza, io Papyrus ti sto mostrando pietà. Ah, ok, va bene. Ti risparmierò. Dai, questa è la tua chance di accettare la mia pietà. Allora ti sta risparmiando. Ah, lui è lui che risparmia me, eh? Va bene. Hai finito? Ok, ce l'abbiamo fatta. Nyohoho, non riesco nemmeno a battere qualcuno debole come te. Undyne sarà molto delusa. Ma chi è sta Undyne? Non verrò mai arruolato nella guardia reale. E il numero dei miei amici rimarrà tale quale a prima. Cosa vuoi dire a Papyrus? Diventiamo amici? Ma che sfigato. No, no. Diventiamo amici, bro. Davvero? Vuoi che diventiamo amici? Sul serio? Eh sì. Beh, allora... Credo che per te possa fare un'eccezione. Dai! Cavoli, non siamo nemmeno usciti una volta. E sono già riuscito ad essere friendzonato. No, vabbè. Chi l'avrebbe mai detto che per fare amicizia sarebbe bastato farci orribili puzzle e combatterci? Mi ha insegnato molto essere umano. Dai! Ti do il permesso di passare. Grazie, bro. E ti darò anche indicazioni per uscire di qui. Continua dritto finché non arrivi alla fine della caverna. Poi quando arrivi alla capitale, passa la barriera. È il sigillo magico che ci mantiene intrappolati qui. Chiunque può entrare, ma nessuno può uscire. Ah! Tranne qualcuno con una potente anima. Ah, ok. Proprio come te. Dai, è per questo che il re vuole ottenere un essere umano. Vuole aprire la barriera con il potere dell'anima. Così noi mostri potremmo tornare in superficie. Ah! Oh, quasi dimenticavo. Per raggiungere l'uscita dovrai passare dal castello del re. Il re di tutti i mostri. Ai ai ai. Lui è... Come posso descriverlo? È un gran pacioccone. Ok. Si fa adorare da tutti, quel tipo. Sono sicuro che ti basterà chiedere. Chiedo scusa, Mr. Dremur. Potrai andare a casa? E ti porterà alla barriera lui stesso. Ad ogni modo, basta chiacchiere. Ti troverai a casa mia ad essere un buon amico. Vieni pure a visitarmi per quell'appuntamento. Dai. Ok. Guarda, da come l'hai descritto quel tizio non credo che sarà molto amichevole, però... aspetta, però sono curioso. Aspetta, quasi quasi torno a casa loro perché voglio vedere cosa succede. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being